Buongiorno, sì, grazie. Allora, io mi chiamo Valentina e sono un'artigiana e sono qua perché ci tengo la mia terra tantissimo. Secondo luogo perché sono stanca che tutti quei soldi vengano spesi per dei privati per gli interessi dei pochi anziché per la popolazione. Ci hanno etichettato come violenti, ma anche perché tutti i media, giornali, TV locali ci hanno censurato completamente, cioè dei no-tap non se ne può parlare, perché c'è un giro dietro di soldi così grosso che fa gola a tutti e quindi anziché salvare il territorio, l'ambiente, salvaguardare il futuro delle persone, nonché la salute, si preferisce l'assegno bello grosso. Si contano 16.000 tangenti già date per comprare consensi e silenzi. Quindi. No, questi sono gli alberi, questa è la campagna di TAP, questa è la campagna di TAP, i mortacci vostri. Tu devi saltare in macchina, Giuseppe. Ragazzi, polizia e carabinieri in una delle campagne di TAP e stanno facendo lavori agli ulivi, stanno tagliando, non si sta capendo che cazzo stiano facendo, quindi venite dietro la strada del cimitero. Se per una semplice potatura loro hanno mobilitato tutte queste forze dell'ordine, quando amplieranno il cantiere, quando faranno gli scavi, quante forze dell'ordine mobiliteranno e quanti soldi pubblici, perché parliamo di quello, verranno sprecati? Sempre per cosa? Per degli interessi di una multinazionale privata. Ma l'interesse pubblico dov'è? Quando il popolo del posto non è stato interpellato, nessuno è venuto a chiederci se noi volessimo questo progetto, se noi avessimo bisogno di questo gas. Questo parte ancora. Poi mi sono affezionata a questo.